anche là, anche là. Ho dormito bene. Assai. Praticamente alla fine abbiamo dormito nel giardino dei ragazzi. Sì. Questo. Giornata andata ieri, è andata in modo completamente inaspettato, è bellissimo. Vabbè, quelle cose che capitano. Sì, le cose inaspettate sono sempre le migliori. Ma oggi si riparte, sì. Bisogna fare un po' di chilometri. Ormai sono tipo quasi 2 settimane siamo partiti e siamo ancora in Italia. Siamo ancora a Pordenone, mica. Quindi niente, bisogna avanzare. Il salto è importante. Oh. Ah. Come la situazione? Ah, chi c'è? Buongiorno. Dai, non sei così impaurito come sembra. Sembra il gatto di Chismilicia. Vabbè, allora. Ma sei impazzito? No. E se da oggi ti chiamassi Angelica? No, perché? Perché? Perché no? Perché? La domanda è perché. Ciao ragazzi, grazie Ciao. Mille. Ciao. Grazie mille. Ciao. Fantastici. Ciao. Pronti? Si va? Vai! Guarda come parte subito l'animale. Primo colpo, senti Biagino. Guarda come parte subito. Freccia. Freccia, luci accese, anche di giorno. Di giorno. Prudenza. Sempre. Sempre. Spingete voi? Sì, sì, spingiamo. Spingete? Buon, vado. Dai che spingiamo. Via, dai. Via. Via. Arca, aspetta che devo girare. Gira. Piccolo stop per doccia e bucato. Ce vo. Guarda qua, Paolo sta cercando di montare la tenda che avevamo comprato. Vediamo come viene il risultato oggi. Ecco qua. Come funziona il discorso? Tutto a posto. Tutto bene? Sì, dai. In pratica l'acqua sta scendendo dal tubo. Il tubo che regge. Io me la sono fatta abbastanza tranquillamente. Non senza problemi, però dobbiamo ancora prenderci bene la mano. Prenderci la mano un po'. E niente, abbiamo legata con un gancio di qua. Dall'altra parte uno di questi ganci, qua non abbiamo trovato in realtà come legarla al terreno. Però va bene lo stesso, tanto non c'è vento. E poi un altro gancio elastico da questo lato. Lavate anche i panni con la bacinella. Va che bello, sembra un'opera d'arte, Angela. Viaggio lavanderia. Abbiamo tirato il filo blu e adesso è tutto appeso. Oggi fa caldo, bello, sembra abbastanza secco, quindi speriamo che si asciughi tutto quanto. Con un po' di vento poi si asciugheranno mentre andiamo. Sì, perché andiamo veloci come il vento. Esattamente. Passavamo di qui e ci siamo fermati un attimino a fare un giro. Paese dal nome inconfondibile. Sì, secondo me dove potevamo fermarci noi, non abbiamo mai fame, che non mangiamo mai niente. A San Daniele, ecco qua, Passemagna. Prosciuttate a go go.
tornati a bordo di viaggio, ragazzi, ci siamo fermati un attimino a fare un pochino di spesa e niente. La visita a San Daniele è stata rapida. Rapida e ha fatto venire un po' di acquolina e allora ci siamo comprati qualcosina da mangiare, anche perché 8 euro per un piatto, per 100 grammi di San Daniele. Un po' tantino, diciamo, per i nostri gusti. Con lo stesso prezzo abbiamo fatto una bella spesa, diciamo. Ecco. Quindi bene, bene. Quindi adesso andiamo a trovare un bel posticino, magari all'ombra, vediamo, per fermarci e farci il nostro bel pranzetto di oggi. Ah, che belle mucchine. Muccone, quanto sono grosse! Giorno. Sosta da fattoria. Lì ci sono le mucche, qua ci siamo noi. Che cosa vuol dire? Cioè, cosa lì dire? Ci sono le mucche, qua ci siamo noi. C'è un nesso, forse. Sì, non lo so. Forse perché oggi mangeremo erba. Ah, è l'insalata. Sì, perché c'è l'insalata che dovevamo finire. Mi sei preso anche una pizza. Oh, la noia! Pizza margherita. E andiamo a fare un giro di là perché c'è un attimo, mentre scusa Angela, torno subito. Vai al bel parchetto che c'è qui. Non so esattamente dove siamo, allora dovremmo essere da San Daniele andando verso nord su una zona lacustre dove c'è un lago che passa, ecco, questo è il massimo al momento di geografia, poi guardiamo la mappa. Ecco qua questo ruscellino, carino, carino, carino. Ah, e addirittura il mulino. Ma che bellezza. Oh. Alla faccia dell'insalata pure coi cubetti di polenta avanzata. Vieni qui che ti do una carezza. Angela. Vieni qui. No. Carezza di polenta. Se magna. Che pesa tantissimo. Ai. Attento per farsi male. Oh, attenzione, ecco, attenzione. Grazie mille, adesso ce la faccio perché c'è un peso meno. Dai. Eccoci, grazie mille, molto gentile. Povera vecchiaccia. Non c'è problema. Eccoci. Si figuri. Grazie mille. Ma grazie di cosa? Mille. Per cosa lo usa? Per scaldare? Per il legno? Quest'inverno. Per l'inverno? Per l'inverno. Ho riscaldamento, ma nel caminetto vanno bene questi secchi. Certo, 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 certo. Allora, mi piace. Solo che voglio far sempre uguale, ma le forze non sono sempre quelle. Vabbè. Vanno sugli anni, vanno giù le forze. Va bene, dai. Purtroppo è così, ma sono contenta. Quando si sta bene, si fa quel che si può. Esattamente. Grazie esattamente. Mille, molto gentile. Grazie, grazie, salve. Finalmente ho scoperto come si chiama questo posto. Si chiama Lago di Cornino. E noi stiamo andando a piedi dal parcheggino dove abbiamo mangiato. È proprio un bel posto, bello curato, tanto verde e anche una signora che ho aiutato con la legna, simpatica, che bravo che sei stato. Ma era contentissima. Ma sì, sono cose che, sì, che noi gentleman facciamo spesso. Prima del lago però siamo venuti in questo progetto Grifone. È una bella struttura che ospita alcuni grifoni che sono stati salvati e curati. Con grifone, ecco, per noi ignoranti. Guarda qua, questa è grande, questa è scala 1 a 1. Scala 1 a 1, l'apertura alare di un fagiano, non so. Un falco, non lo so. Un grifone, questo è il grifone, questo è il grifone. Quindi il grifone è un volatile. Sì. Ok. Questo è facile, ma sempre dalle fiabe, questo dietro. Però lì che c'è, non so se si vede, lì. C'è un proprio allocco. Un allocco, quello è un allocco. Cucù, cucù, cucù. Non fanno così gli allocchi. No, è un animale notturno per cui di giorno dorme nascosto là dietro. È scritto anche qui. Sì. E infatti eccolo lì. Incastrato, si vedrà. Pensa a te. Ecco lì c'è una vipera, non so se si vede, si sta anche muovendo adesso. Sì. Molto. La vipera del corno, perché è una specie di corno sulla faccia.
Ma qui si può fare un po' di bird watching. Bellissimo, bellissimo. C'è anche l'asinello. Ma quello che ha catturato la mia attenzione è questo. Vicini di casa, gli uccelli dei nostri giardini. Non di la verità, cos'è che ha catturato la tua attenzione? La cincia allegra, la cincia mora, la cincia albigia, cinciarella, cardellino, il fringuello, il pettirosso, il frosone, il picchio muratore. E la passera scopaiola, passera mattugia, passera oltremontana e passera d'Italia. Bird watching. Scodirosso spazzacamino, lo scriccio. Picchio rosso maggiore è e chiaro. La capinera. Insomma, ragazzi, praticamente questa zona è una zona perfetta per fare bird watching, cioè osservare. Dai, non fare. Allora, osservare la natura. Sì, gli uccelli che volano qui, le specie che vivono qui, e il grifone è una di queste. Praticamente questo centro è nato per reintrodurre il grifone negli anni 80 in questa zona dove era scomparso, e adesso quelli che ci sono appunto nelle voliere sono qui perché sono qui per essere recuperati, guariti, prima di essere poi liberati di nuovo qui nel loro habitat naturale. Ma che colore! Quest'acqua! Avrebbe voglia di farsi un tuffo, eh. Ma davvero? Guarda che colore l'acqua. Comunque, temperatura 9-10 gradi, è profondo tra i 5 e i 6 metri e praticamente non ha né immissari, ma tutta l'acqua arriva dalle falde sotterranee. Sì, approfittiamo dell'Italia. Del Friuli in particolare. Friuli Veneto, ragazzi, non abbiamo mai bevuto così tanto in tutta la nostra vita, tra vini, birra. Il vino costa un euro un calice, come il caffè. Anzi meno. Si possono dire tante cose dell'Italia, ma questi barettini qui belli, questi sono belli, di la verità, Angela. Sì, sono caratteristici, sembrano fermi nel passato. Esatto, che bello questo qua col bancone, i libri, il divano, la bicicletta, tutto in legno, il bancone vecchio stile. I prezzi forse scritti ancora in lire, eh? Caffè espresso 1000, cappuccino 1200, a meno che non sia 1,20 euro, 1 euro, chi lo sa. Bello, bello. Non si fa, vero? Vero? Sto sfatando un mito. Anche io lo faccio. Saranno tutte critiche queste nei commenti, ne sono certo. Ghiaccio nel vino rosso. Ghiaccio nel vino, raga, faceva caldo. Ci voleva un bel vino, ma un po' allungato. Come si allunga con l'acqua ogni tanto, lo vedo fare, nelle nostre case. Noi lo allunghiamo col ghiaccio. Noi lo allunghiamo col ghiaccio, che è anche bello freddo, poi si scongela e allunga un po' il vino. Però ci sta, secondo me, cosa ne dici, Angela? Sì. Critiche? No. Oh! Come sei arancione, Angela? È riflesso. Il sole del finestrino. Finestrino oscurato che fa un po' di luce rossa. Ma chiudiamo. Forza. Ma come forza. Gira la ruota del mulino? Sì, col mulino. Oh. Ah, che bella giornata. Ieri sera, insomma, Vuoi raccontare, Angela, cosa è successo ieri sera? Ieri sera eravamo qui tranquilli, che stavamo un po' lavorando i video, erano sdraiati sul divanetto e iniziamo a sentire delle grida, delle risatine, no, qua attorno, e si muoveva un po' il van. Allora apro la tendina e mi trovo qua davanti la faccia di un bambino e dico: ciao, cosa vuoi? E lui scappa, no? E si nascondevano qui dietro, proprio davanti a noi. Ma tre o quattro bambini? Si nascondevano, sì, tre o quattro bambini, continuavano a girarci attorno, a farci gli scherzi. A toccare il Biagio. Il Biagio, a muoverlo. Tutto. Alla fine sono detto: ragazzi, volete vedere come è fatto dentro il Biagio? Tutti silenziosi. Sì. Come vi chiamate? Mi hanno detto i loro nomi, uno a uno, e sono messi qua a guardarli, li faccio vedere, qui c'è il divano, c'è la cucina. E basta, poi da questo poi sono arrivati altri bambini, sì, tutti che volevano vedere. Un paio d'ore, sì. Sono così, andati. Alle 10, noi eravamo come addormentati,
Bene, ciao, buonanotte. Andate così, strade movimentate. Movimentate. Per noi le 10 tardissimo. Siamo abituati a questi orari. Notte fonda. Forza. Stiamo sgambettando verso la colazione. Torniamo al bar perché ci è piaciuto. Sì, c'era una bella atmosfera, carina, di baretto, di paesino, di montagna. Allora andiamo lì. Dai, un pochino di italianità ancora. Come? Si fa così in Italia, Angela. Sì, si sbaglia. Certo. Questa mia è nuova. Un pochino di italianità prima di andare. Che ci siamo quasi. Aspetta che mi serve una mano per... Ti aiuto? Eccolo, no, qua. A posto, fatto. Questo casino neanche scelto. Sei comodo sul tuo sgabello bicicletta? Comodissimo. Allora, i pedali sono fissi, così uno sta sullo sgabello. Però la ruota gira, bellissimo. Gira. La vita è una ruota che gira. Che filosofo del mattino. È già la seconda o terza volta che in Italia, prima addirittura a Mestre, adesso qui, troviamo il bagno dei maschi soltanto, la turca. Che per te è ottima, no? Per me è ottima. Io l'adoro. Però è particolare trovare ancora la turca in Italia. Sì. Vabbè, ci sta, comodo. Piccoli, piccoli dettagli. Piccoli dettagli. Una vita nomade italiana. Italiana. Va là che dialetto che c'è qua. C'è Mutses 2. Scegliene una sola, è una questa possibilità. Vai. Come stai oggi? Come sto? Di lusso. Di lusso. Siamo arrivati a Trasagis, e siamo qui per fare un tuffo nel torrente Palar. Ci hanno parlato molto bene di queste acque chiare, cristalline. Però purtroppo mi sa che avremo un problema oggi. Cioè, noi andiamo comunque a dare un'occhiata, ma mi sa che è un po' secca la questione. Non c'è molta acqua. È tutto secco, eh? È tutto secco? Sì, non c'è più acqua. Niente da fare. Neanche un tuffo. Niente allora. Peccato. No, sto scherzando. C'è? Ah! Sì, dovete andare in su per trovare l'acqua. Ok. Siamo stati rassicurati dalla signora locale. Bene. Andiamo a camminare. Che bella pozza. Cascatelle. Hop. Che colore. Hop. Hop. Oh oh. Aiuto. Baston. Secondo baston. Qual baston grande? Vai, Angela. No, dammi una mano. Vai. Hop. Proviamo a passare di là con le scarpe? Andiamo. Oh. Beh, non è altissima. Siamo sulla cascata. Ecco, lo sapevo. Ti sei lavata, Angela? Via le scarpe. Al volo. Ecco, è entrata l'acqua, lo sapevo. Oh! Via l'altra. Calzino. Oh, lì. Ce l'ho fatta. Non è freddissima. Non scivolo, non è neanche tanto scivoloso. Wow! Che figata! Ale! Hop! Way!
sì. Ah, che resistenza che hai però. Doccia. Doccia, vai. Abbiamo preso un altro sentiero, ma un po' più alto. Non mi gusta mucho. No. Cambiato, stavamo per salire da sopra ma siamo tornati indietro. Adesso scendiamo da qua, che almeno è più umano. Ci siamo fermati ragazzi per fare la premiere a Luna. Ora ci rendiamo conto che fare la premiere a Luna vuol dire proprio fermarsi, proprio pausa pranzo. Magnare, pausa pranzo. Adesso ci facciamo il caffè. Ho appena trovato il modo fantastico per cucinare all'esterno, anche dietro, non solo davanti, dove possiamo tirar fuori questo ripiano. Vabbè, adesso ci sono le scarpe dentro, però possiamo cucinare qua. Possiamo anche farlo dietro, perché con questa asse di legno che viene fuori, Angela resta seduta lì così tieni il peso. Esatto. Ecco, quindi uno deve stare seduto dentro tirando fuori quest'asse, che è una delle asse del legno, del letto. Ma perché io faccio quella che sta seduta dentro sempre? Come Angela. Compito, mi piacerebbe come ruolo. Seduta te. Vabbè, Angela. E tu cucini. Possiamo muori. Anche scambiarci ogni tanto di ruolo. Quindi adesso vediamo. Questa la valutiamo. Vediamo. E ci facciamo il cafesito. Ma che bello quel ciucciolino chiesetta. E anche il pesciolino. Ragazzi, il fatto che ci scrivete spesso in tanti è una cosa veramente bella, sì. E spesso anche utile, perché molto utile, direi, molto ci date un sacco di suggerimenti utilissimi. Per esempio, guarda qua che cosa abbiamo preso. Abbiamo comprato, allora, Paolo e il piccolo Gabriele ci hanno suggerito cui mandiamo un mega bacione, sì, enorme. Mua. Ci hanno suggerito di comprare questi per i problemini che ha il porter, che tutti conosciamo, ormai esatto, conosco anch'io, esatto, che non ho idea di cosa sia un radiatore, però so che il porter ha problemi di surriscaldamento. Ecco, allora, Paolo usa da tantissimo, che ci ha contattato, usa da tantissimo il porter per lavoro, ci ha detto di comprare questi additivi, sia per il sistema di raffreddamento per il radiatore, sia per l'olio motore. Questo è un additivo per l'olio TUNAP 156 da aggiungere all'olio, che permette di avere meno perdite o il fatto che mangi l'olio. Il fatto cose. È che il porter già proprio per definizione ce l'ha tutte, insomma, mangia un pochino di olio. Qualcosa che non ha. Vabbè, ragazzi, è una macchina vecchia, lo sapevamo. Sì, esatto. E quindi questo dovrebbe diminuire le perdite del consumo di olio. Esatto. Questo invece va aggiunto al sistema di raffreddamento e fa abbassare di 15 gradi la temperatura dell'acqua che gira nella macchina. Quindi questo è un altro additivo che potrebbe essere molto utile. Adesso impariamo un attimo, capiamo un po' come e dove metterli. Aggiungerli e quando, e poi procederemo. Comunque grazie ancora al Paolo e al mitico Gabrielitto. Grandi. Quando tornerete in Italia ci vedremo. Grandi. Capito? Dai. Ragazzi, comunque voi siete fantastici, perché consulenze anche al telefono. Cioè, meglio di così. Abbiamo appena sentito Paolo, ci ha dato un po' di dritte su come fare per aggiungere questi additivi. È fantastico, è vero, noi non siamo preparati per niente, però si impara e siamo sfortunati, perché abbiamo un sacco di gente che ci vuole bene e che ci dà consigli e suggerimenti. Lo vedete quel camionista tedesco? Sta soffrendo? Poverino, soffre perché è tra viaggio. Sarà che sarà un lungo viaggio. Chi va piano va viaggio e va lontano. Va viaggio e va lontano, mi piace.